signori e signori, Wondi! Ho cercato di lasciarvi dei messaggi subliminali, ma spero che l'abbiate già capito dalla mia accurata animazione. Se non l'avete capito dai messaggi subliminali... voilà! Beh, cari amici miei, siccome Sir Branson e lo zio Bezos sono andati nello spazio, mi domandavo perché non anch'io? Cioè, almeno, attualmente non ho proprio un razzo mio, però è una cosa che si potrebbe fare. Quindi la missione di oggi è volare! Oggi... voliamo! Quindi, ora, senza star qui troppo a fare delle introduzioni inutili, beh, via! Anna. Ma anche al pubblico. Anna. Vabbè. Anna. 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 Non mi devi toccare. Anna, andiamo. Oggi facciamo un razzo. Oggi non facciamo un cazzo. Dai, Anna. 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 Dai, Anna, alzati su. Anna. No. Anna. Gente che ha fatto serata qua, Davide, smetti. La prossima settimana. Sì, vai a cagare. Niente, la socia non riusciamo a portarcela in giro. Eccoci qua, benvenuti, bentornati per tutti, a tutti, a tutte, tutti quanti. Ed eccoci nel laboratorio dei desideri e dei sogni, delle speranze. Partiamo col fare l'esplosivo, cioè con il carburante che serve al razzo. Ah! Ora le frulliamo. Prima il primo componente. Secondo componente. Adesso va fatto essiccare per togliere tutta l'umidità. Ciao nonno. La prima cosa da fare è spargnacolare questo componente. Per forza scoppiare la casa. No, no. Non faccio non faccio scoppiare la casa. Cerchiamo di metterlo il più uniforme possibile. E poi in forno per una ventina di minuti. E via. Mentre la nostra pozione secca, noi facciamo il corpo del razzo. Adesso prendiamo un cartone qualsiasi. Se è dello zio è meglio. Siccome gli stiamo facendo concorrenza, è giusto che così oltre al danno la beffa. Come struttura del razzo, per semplificarci la vita, prenderemo qui i tubetti del... come si chiamano? Porca! La carta forno, ecco. Quelli lì. Anche perché è un ottimo cartone. Io come altezza userei queste qua. Facciamo il disegnino che ci occorre. Le. Ok, ci sono volute 6 ore per fare 4 alette maledette. Fate pure male. No! Porca. Ora? Vabbè, ve lo spiego dopo. Quindi, ora. Uniamo anche l'altro. Ora bisogna stare attentissimi perché è ufficialmente esplosivo. Ora trasferiamo tutto qua. Torniamo a frullarlo. Prova del 9. Ah! Cazzo! Idea pessima. Ok, almeno sappiamo che funziona. Quindi questo lo mettiamo da una parte. Stagliuzziamo una parte del tubo totale. Ora arriva la parte più delicata, eh. Facciamo il foro dove espellerà tutta la sua potenza. Spellerà tanto se che ti ha sopportato ogni cosa, se ti fa l'esame con il bagaglio di Dio. Non scoppia nulla, ti ho detto! Va bene. Ora attacchiamo. Scotta sempre un sacco. Jeff, sto arrivando! Ora che abbiamo incollato tutti e quattro i razzi, ci manca il naso, la punta. Il naso l'ho già stampato! Quindi, eccolo qua. Ora manca solo una cosa, l'accensione. L'accensione la prenderemo da questo.
perché non lo pitturiamo? Di un bel fucsia. È bello visibile. Initiating launch sequence. 10, 9, 8. Ricordiamo 7, che l'acqua 6, per le emergenze c'è. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. No. Pronti al secondo test? 3, 2, 1. Oh, ma sei un bastardo. Aia. Niente, secondo razzo fallito, ma tanto di test ne possiamo farti che vogliamo. Soltanto che oggi non riesco più, ma meglio, piuttosto che farlo di fretta, che non è assolutamente istruttivo, meglio farlo un'altra volta, quindi alla prossima.